Dai. Pippo e Liu. E oggi siamo qui con una challenge al mare, perché come sapete appunto siamo al mare, e abbiamo deciso di fare una challenge che non avevamo mai fatto. Obbligo o verità? Abbiamo installato un'app, vi diciamo magari anche il nome se volete installarla voi. Obbligo. Vabbè, si chiama Obbligo Verità, comunque il logo è questo qua. Ecco, non si vede niente come perché sente. Ne abbiamo provata una. Niente, comunque è ancora arancione. Perché ne abbiamo provata una dove parlava e diceva. Sì, comunque abbiamo scelto questa app perché ha la cosa, ha la versione bambini, così va bene per tutti, ecco. E appunto adesso abbiamo selezionato bambini. Allora, poi naturalmente diteci se vorrete altri episodi, ecco, di questa challenge Obbligo e Verità. Allora, io ho deciso di fare... 4 round a testa. Bravissimo. 2 obbligo e 2 verità. Abbiamo già scelto, così appunto ne facciamo 2-2 ed è giusto. Ok, sei pronto? Dai, ho paura. La facciamo su scritta pubblici. Allora, se vedete un po' il telefono che magari va un po' su e giù a volte, perché siete posizionati, siete proprio sul letto in una posizione un po' strana. E scusa, quindi... se sentite di rumore in mano, c'è lo sto mamma e lo sto papà. In più i vicini, quindi ecco. Allora, Pippo, giocatore 1, mettiamo che sia Pippo, ok? Visto che vuoi iniziare tu, ok? Sì. Vai, sei pronto? Verità! Verità prima, ok. Sì. Se potessi essere una celebrità, chi vorresti essere e perché? Qui cos'è già una celebrità? È una persona famosa. Allora. Chi vorresti essere? Allora, persona famosa, ma tu intendi anche il calciatore. Sì, proprio una qualsiasi persona famosa. Persona famosa, allora, persona famosissima. Ragazzi, fa un caldo, paura. Allora. Dai, dimmi uno. Diego Armando Maradona. Maradona? Sì. Ok, e perché? Però Maradona è un po' grassottello. Vabbè, allora, e perché vorresti essere Maradona? Perché è un giocatore di calcio. Mm. Pippo un po' imbarazzato. E perché a me piace la squadra Napoli. Napoli, quindi. Ok, bravo Pippo. Giocatore 2, quindi io. Allora, faccio... No, adesso lo scherzo io te lo leggo. Cosa fai? Oh. E faccio... tu cosa hai detto? Hai fatto verità. Allora faccio anche verità, così facciamo 1-1. Ok. Quante persone ci sono nella tua famiglia? 4. Aspetta, sì. 4. Famiglia stretta, 4. Quindi lui, mamma e papà. E poi invece famiglia nel senso tutti i parenti, siamo un casino. Più non, di non so 15. Quanto siamo. Sì, sì. Ok. Tocca a me. Quindi Pippo, obbligo. Recita il pegno di fedeltà con la voce della tua odiata maestra. What? Non lo so, ecco, non si vede niente, ragazzi. Ah, tipo quando la maestra spiega. Vabbè, facciamo un altro, ragazzi, perché questo non è molto chiaro. No, ma è il tuo. Oh, ma no! No. Questo è bellissimo. Eh no, perché l'altro non si capiva, non capivamo. No, ma tocca a me. E sei tu. È giocatore 2. Vabbè, no, aspetta. No, vabbè. Fai fatto. No, dobbiamo farlo, Pippo. Lui da giocatore 2 perché non sa che abbiamo saltato quello. Comunque, corri in giro indossando dei calzini alle mani, una mutanda come maglietta e una maglietta come mutanda per 3 minuti. Vabbè, anche se non è proprio 3 minuti, non sono 3 minuti comunque. Allora, adesso ci prepariamo. Non so solo se abbiamo dei calzini. Vabbè, vediamo. Cioè, guardate, appunto abbiamo messo le cose che aveva già addosso. Quindi la maglietta con l'ippopotamino come mutanda, quindi così. E poi le mutande di Giorgio, cioè notare. Basta. Ecco, anche un po' rovinato, vabbè. Mutande di Giorgio come mai? Io direi, Pippo, che questa penitenza, cioè questo obbligo era molto carino. Ok, adesso dalla porta corri di qua, visto che c'è scritto corri. No, sì, in giro non, cioè, non è che lo mando fuori a correre così, in giro nella camera. Ma di nuovo! Cena etica, ragazzi, fate tanti screen, mi raccomando. Questo e mandateci su Instagram. Questo è comodo. Sì? Ok, Pippo è ritornato normale. Ragazzi, ecco. Questa è stata peggio di una penitenza che avevamo fatto a scuola. Sì? Che avevamo portato niente le palette, ma avevamo fatto proprio una...
punizione. Vai, stringi Pippo. Che le squadre che perdevano a calcio, perché noi giocavamo a calcio, si dovevano buttare la testa in faccia. Ah, ok, quindi questo è stato peggio, pensate. Ok, adesso tocca a me. Obbligo. Vediamo un po', quindi obbligo, ho paura. Fingi di essere un T-Rex. Cioè, non so se ve lo posso far vedere, però ecco T-Rex, si vede più o meno. Ok, fingi di essere un T-Rex. No, no, Pippo, ti prego. Io sono capace. Qua. Aspetta, così. No, no, non si fa così. Io lo so come fare. Sì, è il T-Rex è quello di carnino, quindi così. No! Ecco, ecco. Cosa combina Pippo? Ho già detto che siete appoggiati proprio a malapena sul letto, quindi Pippo fai piano. Ok. Più o meno dai, il T-Rex è andato. Tocca a Pippo. Mamma. Vai, verità questa volta. Hai paura di qualche tipo di insetto? Allora, sì. In teoria tanti, Pippo ha paura. Di tanti insetti, Pippo. Io quello che ho più paura. Dai, i due di cui hai più paura. Primo. No, io ne ho uno. Che mi metto. Ah, uno? Ok, di quello, vai. I danni, ma quelli grossi. Ah, vabbè, quelli grandi grandi. O comunque, sì, vabbè, appena mi vedo un ragno. Anche così, in teoria, anche piccolino. Ah, quindi, ecco. Non però mi dico lei, tanti. Che lei si mette. Infatti, ragazzi, un giorno per una lucertolina. Lunga così, appoggiata, cioè in casa c'era una certolina lunga sul divano. Ecco, ho gridato per mezz'ora, quindi io non posso dire niente a Pippo. Ecco, ecco, state scoprendo delle cose di noi un po'. Obbligo. Ok, adesso verità. No, sì. No, facciamo sempre così. Quale sarebbe il tuo nome se potessi sceglierlo? Allora, premettendo che. Alice! No, aspetta. Permettendo Alice. Che il mio nome, quindi Valentina, mi piace tantissimo. Cioè, se uno mi dicesse, vuoi cambiare nome? No, non lo cambierei il mio nome. Però proprio se dovessi cambiarlo, che sarei obbligata, a me piace molto il nome Melissa. Quindi mi piacerebbe appunto chiamarmi Melissa. Però, ripeto, mi piace il nome Valentina. Lo dico il mio! Lo dico il mio? Giuseppe. Giuseppe? Mi piace. Ok, adesso tocca a Pippo. Obbligo! L'ultimo, eh? Sì, siamo all'ultimo. Dai, 5 stelle a questa app. Sì, sì, certo. Allora, aspettate, era un obbligo falso. Ok, obbligo adesso. Vai dal tuo vicino in pigiama, direi che non possiamo farlo, anche perché a quest'ora... A parte che i vicini sono usciti da poco, quindi... Ok, no. Comportati come un cane. Io sono capo. Vai, aspettate. Tengo io perché sennò, ragazzi, Pippo vi fa venire mal di mare. No. Vai. Ma miau lo fa il gatto? No, bau. Ah, bau. Bau, bau. Vieni qua. Vieni qua. Bau, bau. Ok, direi che è un cane un po'... Ragazzi, valutate voi. No, no. Ok, rimettiamovi a posto. Cioè, ragazzi, dopo vi faccio vedere su. Obbligo. Anzi, no. Immaginare obbligo. Gia nuda per 25 anni. No. Allora, obbligo e ho paura. Allora, fai la danza del pollo per un minuto. In giardino? Sì, in giardino, ragazzi. Cioè, c'è scritto vai in giardino e fai la danza del pollo per un minuto. E in giardino no, anche perché non c'è un grande giardino. Comunque, in camera qua, fai la danza del pollo. Ah! Qua, qua, qua! Allora. La danza del pollo. Ah! Però mi devi inquadrare, Pippo, Premettendo che ho molto imbarazzo, però lasciamolo fare dopo che quello che aveva fatto Pippo prima. Vero? Allora, danza del pollo, anche se non è per un minuto, ragazzi, comunque la faccio lo stesso. Allora, evitate, non sentite i rumori. Ma quella è la gallina. Perché la gallina? Vabbè, il pollo come fa? Dai, Tettina, inquadrami a me. Inquadrami come lo faccio io. Ecco, adesso faccio vedere Pippo come la fa. No, il pollo, no, era meglio il mio pollo, valutate.
Oh! Questo è il pollo. Scrivete hashtag pollotina o hashtag pollo pippo perché l'ho fatto bene. Allora ragazzi, abbiamo finito, abbiamo fatto 4 cose a testa, 2 verità e 2 obblighi. Speriamo che vi siano piaciuti, comunque vi abbiamo divertito. Penso proprio di sì, perché con la danza del pollo, fra la danza del pollo e Pippo vestito in quel modo, cioè erano obblighi, ci sono capitati obblighi particolari, vero Pippo? Molto divertenti. Il pollo, ok. No, però infatti il gallo. Il gallo. Ok ragazzi, prima di concludere questo video voglio salutare alcuni di voi. Allora, prima di tutto salutiamo un bambino fantastico, ovvero Fabio, che è appunto quel bambino di cui vi parlavamo nell'altro video, nell'ultimo video che è uscito, che vi mettiamo qua, vi mettiamo qua il link per andarlo a vedere se ve lo siete persi, che è appunto un bimbo che abita qui vicino, che però oggi è partito, quindi non lo vedremo più in questi giorni. Abbiamo il suo numero di telefono. Sì, quindi ci sentiremo, abbiamo fatto veramente amicizia, anche in spiaggia. Quanto buongiorno! Pippo ci ha giocato bello tantissimo. Con Fabio! E comunque abbiamo fatto anche una foto con lui, alla fine del video magari ve la lasciamo. E veramente Fabio sei fantastico, anche la tua famiglia, veramente bellissima. E quindi ti mandiamo un bacio enorme. Abbiamo anche giocato a Clash Royale nella sua casa, sul palletto. Sì, infatti, veramente bellissimo. Ok, poi salutiamo Carla Crespo, Maria Teresa Timpano, che ci ha fatto una dedica, ovvero: ciao bellissimi, ho una dedica per voi, siete delle persone bellissime, non immaginavo che faceste dei video così belli. No, Pippo stai fermo. Ok, sto così. Ok. Non immaginavo che faceste dei video così belli. Quando sono arrabbiata guardo dei vostri video che riescono a calmarmi. Vi amo e vi auguro delle felicissime vacanze. Io sto facendo le vacanze a casa. Ciao, vi amo, vite mie. Grazie. Anche te buone vacanze. Anzi, stai facendo a casa comunque. Buone vacanze. Vedi qua, vedi qua. Cosa fa? Ah, bacino, ok. Non coprire, okay. Ok. Poi salutiamo Maria Benedetto che ci ha scritto: ciao Tini e Pippo, siete fantastici, i vostri video sono bellissimi, spero che la mia dedica vi piaccia, la potete leggere nel prossimo video, mi chiamo Angelica, con poi panda, wow, grazie Angelica. Quanti panda me li fai vedere? Tanti panda. Aspetta, vi dico, quattro panda e un cuore. Sì, anche il cuoricino, bellissimo. Poi salutiamo, vediamo un po', salutiamo Kimberly Catania, bacioni. Poi Maura Russo, che ha un canale, quindi seguitela. E anche Raffaele 2005 Zaffarano, che ha un canale anche lui, che si chiama Angelo Gamer 03. Quindi anche lui andatelo a seguire, se sempre se vi va. Poi salutiamo infine, sì, Fabiana Frascati. Mua. Quindi ragazzi, noi mandiamo un bacio enorme, un abbraccio fortissimo. Ma guarda cosa c'è là? Piedino. Il piede, vabbè, non può mai mancare il piede di Pippo, ragazzi, come sapete. Fateci sapere, mi raccomando, se volete il secondo episodio di Obbligo Verità, così vedremo cosa dovremmo fare. E quindi, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale. Amici. E lasciate commenti. E salutate papà. Sì ragazzi, lasciateci bellissimi commenti. Come e lasciate bello. Noi vi ringraziamo tantissimo e cliccate sulla campanella. Se ancora non l'avete fatto. E quindi saluti da Tina. E poi vi vediamo al prossimo video. Ciao.